La Scuola del Popolo oggi festeggia la chiusura dell'anno scolastico 2021-2022. Abbiamo avuto quest'anno vari problemi a causa del Covid, comunque siamo arrivati ad avere 10 laboratori che sono stati attivati con 10 docenti, alcuni di questi hanno anche i corsi contemporaneamente. Per cui diciamo, la presenza dei corsisti di oggi e la presenza dei corsisti tutto l'anno è stata certamente minore delle iscrizioni che abbiamo avuto appunto a causa di queste problematiche che conosciamo bene relative alla pandemia. Però abbiamo sviluppato una serie di attività veramente importanti e siamo quindi contenti che oggi festeggiamo, diciamo, questa conclusione dell'anno, avendo anche come prospettiva per l'anno prossimo una serie di richieste che è molto superiore a quella di quest'anno, che già è stata consistente in quanto abbiamo avuto più di 100 iscritti e molti li abbiamo anche dovuti respingere o diciamo congelare per poi fare l'anno prossimo. Quindi l'attività della Scuola del Popolo, che poi oltre ad Oristano si è allargata a tutta l'Italia, ci sono parecchie camere del lavoro del continente che hanno aderito e con le quali diciamo noi facciamo queste pillole dove artisti, letterati, sindacalisti, insomma, persone di ogni estrazione culturale presentano degli argomenti specifici in pochi minuti e questo l'abbiamo fatto per poter avere la possibilità di presenze, diciamo anche se non appunto in presenza, ma tramite diciamo, il video, l'informatica, insomma. Quindi diciamo che siamo molto contenti dei risultati, i collaboratori scolastici, scusate, i corsisti e i docenti hanno stabilito una relazione molto bella perché docenti che si sono attivati, non è una scuola ordinaria, diciamo, no? Si sono attivati nelle loro unità didattiche creando appunto attività che in qualche modo fossero serie, certamente, ma anche, come dire, divertenti in alcuni momenti. E che si è creata una empatia fra corsisti e docenti molto forte. Quindi di questo siamo contenti. La Scuola del Popolo del resto è questo che è, diciamo, portata a fare, e cioè dare la possibilità a persone che non hanno avuto nella loro vita la possibilità di curare determinati argomenti, determinate discipline, avere la possibilità di portarle avanti e di curarle adesso, anche se a un'età un po' più avanzata.